Ovviamente questo video non c'entra niente con il popolare duo di YouTube, quindi se sei un bambino clicca da un'altra parte. Arriva da me una coppia che per rispetto della privacy chiameremo in un modo del tutto casuale, diciamo Luigi e Sofia. Il loro problema è semplice, litigano. Indago per prima cosa come funziona il loro pattern interazionale. In pratica mi faccio fare due o tre esempi di come funziona il loro litigio, di cosa avviene prima e dopo di esso. Questo mi permette appunto di capire la dinamica del litigio, la dinamica interazionale del litigio. Mi dedico anche un attimo al contenuto dei litigi, ma giusto per assicurarmi che non ci sia per l'appunto un contenuto che sia davvero particolare, ridondante e necessiti di un'attenzione in più. E non è così, infatti. Luigi e Sofia litigano su tutto quello che capita, con urla e grida, per fortuna senza mai venire alle mani. Il pattern interazionale è abbastanza tipico. Uno dei due nota qualcosa nell'altro che non gli sta bene e se lo tiene per sé fino a quando non scoppia. A quel punto l'altro risponde con altrettanta foga, gettando la coppia in una escalation simmetrica. Se hai letto Pragmatica della comunicazione umana, sai che le escalation simmetriche finiscono soltanto per una spossatezza fisica o emotiva di uno o di entrambi i partner, ed è esattamente quello che accade. Durante queste sfuriate i due rimangono calmi per massimo qualche giorno, di solito non più di uno, e poi si ricomincia. Decido di iniziare con due tecniche chiave che ho spiegato nel video, coppie che litigano, le due tecniche fondamentali che ti linko sotto nella descrizione del video. Il primo è la descrizione del pulpito in cui prescrivo ai due una mezz'oretta giornaliera in cui dirsi a turno di tutto e di più, tutto quello che sentono e provano nei confronti dell'altro. Al di fuori di esso non dovranno più parlare delle loro problematiche. Questo mi serve a due scopi. Il primo è confinare in uno spazio preciso i litigi in modo che non vadano più a inquinare tutta la giornata. E il secondo è quello di guardare nella propria cesta dei panni sporchi anziché continuare a riempirla fino a che non straborda. Il secondo intervento è la stanza dei litigi. Qualora proprio non riuscissero a trattenere un litigio, bene, dovranno farlo all'interno del bagno. Ovunque si siano, se iniziano un litigio, dovranno interrompersi e continuarlo all'interno del gabinetto. Questo permetterà loro di darsi un ragionevole tempo, quello che è necessario per raggiungere il gabinetto, in cui far sbollire il loro magma. Inoltre gli permetterà di fare un passo indietro, di guardare con maggior distacco il momento del litigio, dandogli magari la possibilità di capire che quell'argomento non necessita di così tanto calore. Insomma, 2 settimane Luigi e Sofia riducono a zero i loro litigi. Il clima si rasserena, si raffredda e la casa torna a essere un luogo pacifico. Non c'è un tema sottostante, un conflitto irrisolto o un nodo da dover sciogliere. Luigi e Sofia avevano cominciato a rispondersi male per una ragione che in realtà non ricordano nemmeno. Luigi lo attribuisce a un momento di stress che lui stava vivendo e che poi è degenerato. Sofia proprio non riesce a spiegarselo perché. Un terapeuta, nella mia visione delle cose, non deve insegnare a una coppia come si vive. Tolte alcune situazioni particolari, non c'è un modo in cui le coppie funzionano che io ti devo spiegare e che tu devi assolutamente sapere. Visto che ogni coppia ha il suo modo di funzionare, arrivati a questo punto, lungi da me dal raccomandargli come essere, cosa fare, che tipo di coppia dovrebbero diventare, gli lascio scoprire il loro modo e per fare ciò utilizzo la tecnica di Rapoport che ti linko nel video sotto i commenti in descrizione. Vabbè, hai capito che cosa intendevo. Chiedo a ciascuno di dirmi cosa l'altro sosterrebbe essere per lui un cambiamento positivo. Luigi, per esempio, ritiene che Sofia direbbe che lui dovrebbe essere più affettuoso, più presente, che la valorizzasse di più. Sofia sostiene che Luigi vorrebbe praticamente la stessa cosa. Non è strano, spesso le coppie che litigano hanno bisogni e desideri molto simili, solo che non sono in grado di esprimerselo in modo adeguato. Così mi limito a chiedergli una cosa in particolare. Nelle prossime 2 settimane ciascuno dovrà notare cosa l'altro fa di positivo per la coppia, senza però dirglielo. Iniziamo così un gioco silenzioso in cui ciascuno si impegna ad essere la versione migliore di se stesso per l'altro. In altre 4 sedute chiudiamo la terapia con Luigi e Sofia che passano dall'essere me contro te a me con te.